al centro del nostro programma vogliamo porre prima di tutto la persona e il sociale. Sull'istruzione vogliamo istituire le borse di studio anche per la continuazione dello studio, quindi per i soggetti più meritevoli e con più basso reddito. Sul fronte della cultura dovremmo invece lanciare tutta una serie di eventi, mostre, convegni. Ci sta particolarmente a cuore il tema dei giovani e istituiremo su questo fronte anche dei consigli giovanili in cui soprattutto i ragazzi, mettiamo della quinta elementare, possono presentare le proprie mozioni al comune e quindi rendersi conto di come stia la vita politica amministrativa e partecipare attivamente. La nostra politica sarà veramente di porci al servizio del cittadino. Istituiremo degli sportelli aperti al pubblico, dei numeri verdi per segnalare eventuali richieste di intervento, di manutenzione e quant'altro. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, spingeremo al massimo la raccolta differenziata. Realizzeremo i parcheggi per servire i due centri storici di Sellero e Novelle. Punteremo a migliorare la sicurezza stradale e a realizzare una vera pista ciclabile. Particolarmente a cuore la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo. Sellero fa parte dei siti UNESCO e quindi dovremo anche rivalorizzare e recuperare i centri storici e tutto il patrimonio storico-culturale presente sul territorio. Fondamentale per il comune sarà anche rilanciare l'agricoltura e la vita in montagna. Per quanto riguarda sport e tempo libero, punteremo in particolar modo sui giovani nelle varie attività sportive, soprattutto per gli sport minori, e daremo contributi direttamente alle famiglie e spingeremo per una corretta cultura dello sport. Il bilancio attuale è purtroppo una nota dolente, siamo indebitati per circa 6 milioni e mezzo. Dovremo quindi invertire la tendenza partendo dal taglio agli sprechi. In questo modo sarà possibile procedere con degli sgravi fiscali. Vi invitiamo quindi a fidarci il Paese, lo restituiremo fra 5 anni arricchito, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Ed è per